Le grandi offerte del gruppo Fassina, guardate questa Lancia Y Gold, 1000 benzina, 70 cavalli, ibrida, soli 32.000 km percorsi, full optional, con radio DAB e monitor da 5 pollici, 15.200 euro. Da JB Cars Monza, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, puoi trovare la nuova Range Rover Evoque con tutte le motorizzazioni ibride, anche plug-in, in pronta consegna. Prendi appuntamento con i nostri consulenti da JB Cars Monza. SH 125 e 150 anche nelle nuove colorazioni Sporty 2022, disponibili con tempi di consegna veramente molto brevi presso Motostar. Vi aspettiamo. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. E la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza, ma carburatoribergamo.it. Ciao ragazzi, sono Stefano di Ducati Monza, vi aspetto in Viale Sicilia 102. Potete trovare il nostro store dove abbiamo tutte le moto Ducati, ovviamente nuove e usate in esposizione, e vi aspetto anche per portare la vostra moto in officina, quindi qualsiasi cosa siamo a vostra disposizione. Chimoto, concessionario moto e scooter a Paderno Dugnano. Ampia disponibilità di veicoli delle migliori marche. Da Chimoto trovi sempre promozioni ed offerte speciali, ma soprattutto tanta esperienza, serietà e uno staff pronto a consigliarti al meglio. Ti aspetto, vieni a trovarci. PB Racing è la grande concessionaria Lotus Cars con assistenza ufficiale, 20 anni di esperienza e lavoro dedicati esclusivamente al prestigioso marchio Lotus Cars sulle vetture da pista e su quelle stradali. PB Racing ha una conoscenza profonda e inimitabile delle vetture Lotus. Entra nel mondo Lotus con PB Racing, garantisce Stefano D'Aste. Marino oggi ha preparato una puntatona. Ciao Mari, come stai? Invece di tranquillizzarti, adesso che sei vecchio, 40° anniversario passato, dal 1982 luglio, va bene. Esatto. Quanto sei vecchio. Esatto, altrettanto vero. Esatto. È quello, addirittura stiamo parlando del Giurassico. Non parliamo quel farabutto là di dietro. Vagliene inquadrata a Pasqua, guarda che capra. Salutiamo anche Riccardo da Roma che fa il vergognoso. Ciao Riccardo. Ok. Allora, io devo riprendere, aspetta. Sì, no, perché lo devi fare arrabbiare. Dopo che ha preso Pasqua. Pogba è contento. Esatto. È fra l'altro era lui quando è arrivato a prenderlo con l'NCC. Sì, per quello visto va. Che porto fortuna. Va bene. Okay. Allora, puntata che si chiama Le Insospettabili. Chiamiamola come dai, vogliamo. Dai. Nel senso che siamo in un mondo delle macchine dove, sai, fra S-Line, R-Line, sì. ST-Line, sono bravissimi i venditori di macchine a farci sembrare supercar, magari anche un 1000, non lo so, ad esempio la Fiesta 1000 EcoBoost, fantastico macchinino, in ST Line, con formazione ST Line, fai fatica a distinguerla magari dal 1500 ST vero, certo. Per l'occhio inesperto chiaramente. Invece magari c'è, che è il motivo di quello che trattiamo oggi, c'è il rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia invece c'è un sacco di vetture apparentemente insospettabili, oggi ne vedremo quattro esempi fra i tanti, che in realtà l'accessoristica super ce l'hanno sotto il cofano. Perché capita magari che arriva qualche cliente, non lo so, mi fa ma guarda, c'è qualcosa non va bene la mia macchina, ieri ero in autostrada con la mia A6-3000, bello pompato, bello cattivo, una A4-2000 mi è passata fuori. O capita ancora che, non lo so, ma ero in autostrada con la mia bella spiderina e via dicendo, non riuscivo a prendere il Mercedes NCC del classe V perché mi ha lasciato lì sul posto. Quindi ecco, il non fidarsi dell'apparenza, perché quando incontrate qualcosa o qualcuno per strada non sapete mai cosa c'ha lui sotto il cofano. Quindi adesso oggi facciamo quattro esempi, nella fattispecie la Zafira di Riccardo, nostro cliente che è venuto dalla capitale, che è un 1004 del 2014, giusto Riccardo? Del 2013, addirittura B-Fuel, GPL-izzata quindi, okay. Con qualche segreto sotto il cofano, e vediamo che cosa abbiamo raggiunto, è accreditata di serie di 120 cavalli, quindi Zafira, macchina da famiglia per eccellenza, il GPL ne accresce ancora di più questa intestazione, questa nomenclatura, chiamatele come volete, però... Se l'occhio attento, guardate già Riccardo, fra assettino uno l'altro con l'altro, cosa gli ha fatto. Oltretutto ci ha fatto fare alcune modifiche sotto il cofano, che poi magari andiamo nel dettaglio, per renderla una macchina insospettabilmente veloce. Okay. Facciamo la rullata e ne parliamo. Vai. Mentre il farabutto ci accende la ventola.
Sì. C'era il farabutto Ponchio che istruiva la mia ignoranza dicendomi che, e c'ha ragione, in America questo genere di modifiche le chiamano slipper, vuol dire magari trovi una Buick Roadmaster che esce con 180 cavalli di serie con sotto magari il 5-7 volumetrico della Corvette ipergonfiato che ne ha 1000. Certo. Vabbè, qua non siamo a quei livelli perché rimaniamo nell'ambito della decenza. Allora, calcolate che oltretutto Riccardo da Roma non l'abbiamo finita, siamo in corso d'opera. Però guardate questa curva d'erogazione e dai 120 cavalli che dichiarava di serie dove siamo. 174, 276 Nm di coppia, 146 alle ruote con 26 di dissipata, splendidamente erogati. Chiaramente considerando che oggi sì, è meglio di ieri perché stanotte ha piovuto, ma ci abbiamo ancora un bel 33-34 gradi. Quindi calcolate questa macchina qua con quattro modifiche, fra l'altro piuttosto semplice, scarico, correggimi se sbaglio Riccardo, scarico, una bella mappatura della centralina, dopo ha fatto lui delle modifiche, lo scarico completo, un catalizzatore sportivo, l'airbox, abbiamo ottenuto la bellezza di una 50-55 cavalli in più. Quindi, tra l'altro suona da paura. Con un bel sound, quindi quando siete in autostrada e vedete la Opel Zafira e magari la guardate con quel ghigno iper di superiorità dicendo togli quel rottame dalla terza corsia che questa è riservata alle macchine veloci, assicuratevi che alla guida non ci sia Riccardo, perché questa vi potrebbe far tribulare. Vi potrebbe far male. Vi potrebbe far tribulare. E questo ecco, è un esempio di una macchina che, come vedete, esteticamente assolutamente, scalda pure la A4 Ponchio, assolutamente fedele, insospettabile, che tradisce, c'è quel vezzo estetico del finalino, però nulla di più. Quindi è proprio questa, penso che si possa fregiare tranquillamente della, dell'appellativo. Ho fatto qualcosa anche i freni. Hai fatto qualcosa a freni e setto, Riccardo? No, tutta stock, quindi mi sbagliavo io, in tal senso pensavo perché l'ho vista bella, ma sono le corde del rullo che la tirano giù. Anzi, sta bene abbassata, faglielo Riccardo. Abbassala un po'. Quindi la macchina di Riccardo promossa come veloce ed insospettabilmente veloce. Numero uno, ci spostiamo alla prossima piattola. Adesso ci spostiamo e mi ricollego un po' al discorso che facevamo prima del 3000 sul 2000. Abbiamo una 4, 2000 TDI. Adesso la chiamano 40, 45, non ci capisco più niente in tal senso. Siamo in due. Questo è un 2000 TDI 190 cavalli di serie, macchina già qui piuttosto ben messa esteticamente, perché è un S-Line, un po' quel discorso che ci dicevamo prima, e qua capita spesso e volentieri che magari mi vengono a dire ma come io col mio 3000 mi sono fatto fare le scarpe da un 2000. Adesso facciamo una rullatina. Facciamo vedere le potenzialità di questo 190 cavalli. 190 cavalli, stavo a chiedere quanti cavalli ha. Okay. Model Year 2016. Bene. E poi la analizziamo insieme. Allora, vi ricordo che stiamo parlando di un 2000, oltretutto monoturbo. La A4 non è un biturbo, non ha nulla di così particolarmente marcato, ma guardate comunque le potenzialità di questo motore. 242 cavalli, all'ombra sempre dei 33,6 gradi, ho capito che si sta meglio, ma sono comunque tanti. 180 alle ruote, 50 di dissipata, è una A4 questa. 510 Nm di coppia, un 2000. Voi calcolate che 510 Nm di coppia e 242 cavalli, per poterne parlare in maniera consistente su un 3000 bisogna aspettare
il 2006-2007 di anno con l'arrivo di BMW, che faceva il 218 cavalli sulla 330 e via dicendo, anno più anno meno, magari sbaglio. Adesso possiamo avere questi valori, vabbè, siamo anche abituati a dei 2000 che possono passare i 300 cavalli, vedi il biturbo Volkswagen sulla Arteon, sulla Tiguan e via dicendo. Però questa è un'altra insospettabile, perché la A4 berlina da famiglia, un sacco di auto noleggi e via dicendo, vendutissima macchina, piacevolissima, bella da vedere. Cosa mi piace ancora, sì. È veramente ben messa, veramente bella, però chiaramente capite che anche lei l'appellativo di insospettabile gliela diamo, perché questi numeri, veramente, se si becca il 3000 sempre della A4 depotenziata, quella che c'è in varie versioni, 204, 218 cavalli, 231, poi dipende anno, mercato, modello, e che non arriva a 500 Nm di coppia, se ci si troviamo, quindi magari mi arriva, Mario, ma il mio 3000 non va bene. No, va troppo bene quell'altra. Quindi anche questa è sorprendente. Via, capitolo chiuso anche questo. Qua invece è quello dove io punto a stupirti di più. Sì, Allora, classe V Mercedes, modellier Black Series, rarissima, proprio un modellier così. Perché ha tutto in sì, tutto nero, trazione posteriore, motore 2000 diesel, 163 cavalli. Quello che non è... faccio una premessa, sulla A4, solo mappa, Ah, niente di meccanico, niente. Scarico di blu, tutto completamente in essere e di serie. Uguale dicasi per questo. Questo stavo dicendo, classe V220 CDI, modellier 220 Black Series, un po' una furbata Mercedes, la Black Series in questo caso, perché praticamente lo rende figo esteticamente, in realtà non ha le pelle, non ha porte scorrevole, eccetera. Lo insulto perché tanto è il nostro della ditta, posso farlo. Ok, puoi farlo, il tuo, l'avete pagato. Per è il mio furgone della ditta, quindi. Tra l'altro, guarda, sono reduce da qualche giorno in Belgio, come ti dicevo, là è una macchina super comune. Sì, c'è una macchina con cui fai veramente tutto. Vabbè, che se vai nelle vie di Milano, cioè... Non dico che girano solo queste con i vari NCC, perché comunque a livello di comfort, a livello di tutto, forse il Volkswagen gli si riesce a avvicinare, però resta veramente il riferimento. Ho visto più Mercedes che Volkswagen. Sì, resta veramente il riferimento. Tra l'altro questo, versione non extender long, quindi cortina, trazione posteriore, vi dicevo 2163 cavalli, però c'è un piccolo segretino. I V, in qualsiasi versione sia, sono tutti biturbo. Non a caso c'è anche... il 250D a parità di anno, che ha 194 cavalli, e poi addirittura mi sembra ci sia adesso il 300D che ne ha qualcosa in più, ma è sempre un 2000, però con un potenziale spaventoso, perché il motore in realtà è iperdepotenziato. Adesso ci facciamo la rullata e poi capirete perché, quando i miei clienti sono qua a aspettare e si vogliono far portare a Oreo Center a mangiare un gelato piuttosto che crepare di caldo, quando lo portiamo con questo andiamo avanti e indietro così velocemente. Le grandi occasioni Fassina, questo è un Renegade con il 1.3 benzina, 190 cavalli, una vettura ibrida, trazione integrale, cambio automatico, chilometri zero, 34.900 euro. Classe A, scopri la nuova Night Edition con un vantaggio cliente fino a 3.500 euro. Inizia a sognarla su mercedesbenz.it. Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus. Ciao a tutti, sono Paolo della Motor Times. Vi aspetto a Saronno e a Legnano con la nostra gamma del nuovo, l'usato. Vi aspetto anche in officina per qualsiasi tipo di problema, anche dal semplice tagliando a una manutenzione più sostenuta. E soprattutto a Saronno abbiamo una vasta scelta di usato a disposizione con tutte le formule di pagamento del caso. Ciao e a presto!
Polini Store nel centro di Bergamo è da sempre il punto di riferimento storico per gli appassionati delle due ruote, accessori di ogni tipo, caschi e soprattutto parti di ricambio per moto moderne, inoltre pezzi introvabili per le moto, i motorini e gli scooter d'epoca. Polini da sempre trasforma al meglio il massimo. Ruggero Moto, competenza e professionalità nell'assistenza per le due ruote, da oggi è dealer Moto Morini e rivenditore Fantic Motor. Vieni a visionare la stupenda X-Cape, la nuova enduro di Moto Morini, e prenota subito un test ride da Ruggero Moto a Dairago. Ragazzi, se avete bisogno di restaurare, far manutenzione al vostro veicolo, revisione dei cambi automatici e manutenzione, cambio gomme, kit LED, siete nel posto giusto. Edi Group, anche rivendita dell'olio Bardal e anche rivendita dei kit LED con il marchio Rietek. Ragazzi, vi aspetto, ciao! Benvenuti nel villaggio delle due ruote di Pogliani. Qui trovate moto, scooter, nuovo, usato, abbigliamento, ricambi, officine, praticamente trovate tutto. Consiglio di visitare il sito www.pogliani.com. Ci trovate in Viale Casiraghi 427 a Sesto San Giovanni. Ciao! Allora, analizziamo. ho già visto qualcosina. Questo furgoncino. Ok, è entrata la P. Aspetta che il rulletto ce lo mostra. E poi, ecco, quando siete in autostrada che maledite sto NCC perché non si toglie da qui davanti. Poi guardate indietro, se no perdo la patente. Adesso vi potete fare delle domande e avere anche delle risposte. 268 cavalli, 203 alle ruote, questo è dichiarato, 163 al motore, 53 di dissipata e 513 Nm di coppia, indispensabili io direi, perché se siete su in 6 persone magari corpulente, più il cane, più il bagaglio, volete non avere questa potenza minima per portarle decentemente all'aeroporto o all'aero center, mi sembra il minimo indispensabile. Sai, così sarei veramente curioso di provarlo, un giorno me lo questo, provare. Questo è veramente qua... divertente. Oltretutto, alcuni furgoni al giorno d'oggi, perché non bisogna mai dimenticare che tutta questa potenza va anche fermata, eccetera. Questo, a differenza dell'Extender Long, che è quello che è quasi un metro di più, impressionante tanto lungo, non ha nemmeno il difetto di coricare, di frenare poco e via dicendo, perché è nettamente più leggero, senza mai, attenzione, dimenticarsi a casa la testa e dimenticare il fatto che sia a bordo comunque di un furgoncino. Quindi, a parte adesso dell'esercizio tecnico che stiamo mostrando e far vedere le potenzialità di quanto può avere, va assolutamente poi guidato con la testa. Però è impressionante proprio perché... praticamente qui ci troviamo lo stesso motore che abbiamo sulla classe C, sulla classe E, sulla classe A dal 2019 in avanti, tutte con questo fantomatico splendido biturbo che fa Mercedes. E guardate, attenzione, come avete visto la rullata, scarico, AD Blu, tutto completamente stock, solo ed esclusivamente sblocco elettronico più mia mappatura, e questo è quello che si può avere. Può sembrare folle veramente 268 cavalli su un furgone, però se utilizzati nella sua maniera giusta, quindi non per andare a fare i 2.30 in autostrada, chi se ne frega, ma per proprio quando è sotto sforzo tirar meglio, quando è in crisi con perché è ipercarico di persone, cani, bagagli e via dicendo, servono proprio per addirittura farlo sforzare di meno sotto certi punti di vista, filo di gas, si abbassano i consumi, chiaramente i consumi non si abbassano più se io do il fondo, perché no, non so se avete notati, la cambiata di questo mezzo arriva a 5.000 e 100 giri grazie al biturbo. Immaginatevi che tiro, guardate che roba. Oltretutto anche il calo in alto, perché a 5200 giri veramente ci sono ancora la bellezza di ben oltre 220 cavalli, quindi incredibile. Complimenti a Mercedes, certo, per il motore. E questo margine ce l'hai perché hai la doppia turbina, il doppio turbo, perché giusto? Essendo biturbo e essendo che effettivamente questo nasce 194 cavalli, la sua potenza aperta è quella, quindi sblocco più tutto il resto può portare a questo. E attenzione, perché siamo di fronte a 33 gradi, quindi se vedete un V nero Black Series, non c'è scritto carburatori Bergamo dietro, troppo facile, sennò poi me lo evitate, che vi fai fare, toglietevi dalle scatole, perché è quasi tutto cavalli. Inutile, a meno che non abbiate in mano una macchina che va veramente forte. Va bene, un po' di colore, adesso andiamo sull'Alfa. Parliamo di Alfa, prodotto italiano, non ci poteva mancare. Già accesa, già si sente che c'è. Allora, questa Mito, diciamo, che tradisce un po' la sua indole per gli stemmi quadrifoglio, per il colore accattivante e via dicendo. Ma se noi togliessimo quelli,
togliessimo il sound già che avete sentito e magari un colore fumo di Londra, potremmo tranquillamente scambiarla per la 78 cavalli per i neopatentati. Invece questa è un Model Year 2010 del 1004 con 170 cavalli di serie, quindi già una macchina bella pepata, motore multi-air, con una serie bella impressionante di modifiche che poi magari facciamo illustrare al Ponchio, così non sta sempre lì così a fare il James Dean della situazione, il farabutto. E con, guardate il potenziale, ribadisco, è un 1004 che può avere questa macchina. Ventolizzami un po'. Proiettilino così giallo io lo eviterei volentieri. 247, e stiamo parlando sempre con temperature pesanti, 328 di coppia, 221 cavalli alla ruota. Abbiamo chiaramente un turbo lag piuttosto marcato, è inevitabile perché una delle modifiche che adesso Ponchio ci illustrerà è il turbo maggiorato. Però pensate, un 1004, mamma mia, allora ci sono diversi lavori qui dietro, e non l'abbiamo finita perché il potenziale è superiore a questo, però al di là di quello 200, se fosse già così il terminale io sarei contento, mamma mia, davvero. 247, 328 di coppia, con un tiro veramente dai 3500 in su. Ma sotto com'è? Forte. Fammi capire, cioè, allora sotto è... come... Ti ricordi la puntata che avevamo fatto sulla C2, sul discorso dei vantaggi, sì, ma anche dei piccoli svantaggi, sì, di maggiorare turbina, la turbina. Okay. Quindi abbiamo chiaramente, se avessimo avuto la turbina di serie, avremmo avuto un picco che già 2.3, 2.4 facesse così, per poi non farcela, perché con la turbina di serie, anche con scarico, eccetera, quella macchina qua passa di poco i 200 cavalli. Mm-hmm. Ok? Invece con questo chiaramente spostiamo il picco di ingresso del turbo molto più in alto, ma anche la sua capacità di rimanere dentro, quindi di allungare e favorire proprio quello che poi è la cavalleria. Quindi ecco, una macchina che veramente... se non fosse tradita dal colore, dallo stemma quadrifoglio e messa ancora più discreta, sì, potrebbe far vedere i sorci verdi a vetture molto più dotate, certo, a livello e non tecnico. C'è un modo per ovviare a quello svuotone lì sotto, o c'è, non, cioè, dico, un compressore che lavora sotto e può andare, sì, tecnicamente, però... ci sarebbe, ma diventa talmente complicato e costoso e non ne vale più la pena. Ci vorrebbe la cilindrata per avere entrambe le cose, quindi probabilmente se avessimo avuto un 2000, anche con un turbo più piccolo, avremmo avuto molto più coppia sotto, okay, magari raggiungendo poi la stessa potenza, se non superiore. Vedi Golf GTI di quell'altra sera, sì, che comunque sì, motori sì, che fanno 300 cavalli, e però hanno anche magari 500, quasi 500 Nm di coppia a 2700-2800 giri, quindi molto in basso. Qui diciamo che bisogna comunque pagare dazio da qualche parte. Però se parliamo di 47 più andare 170, che queste in media li hanno tutti per davvero, stiamo parlando di una settantella di cavalli in più. Modifica appunto che in questo caso ci elenchia il Ponchio e via. Allora, quella macchina qua è stato fatto un lavoro principalmente incentrato sull'esterno del motore. Ovviamente ha qualcosa anche dentro per raggiungere quella potenza qua. Poi il contorno, diciamo, è quello tra virgolette un po' standard di quei motori qua. Quindi raffreddamento dell'intercooler, aspirazione diretta, un turbo veramente grosso, condito anche dai collettori di scarico. Uno scarico completo da cima a fondo e poi, come dicevo, anche qualche chicca interna. Sensori, poi vabbè, chiaramente. Eccolo qua, non guardate ancora l'estetica perché è in fase di rifinitura, ovviamente. Tubo veramente grosso cosa vuol dire? La parte di scarico è veramente importante
visto la cilindrata della macchina rispetto a quello di serie. Rispetto a quello di serie, esatto. E infatti si vede anche dall'ingresso massimo del turbo, che è parecchio in là. Però appunto è fatto appunto per aggiungere potenze tali. E calcola che non è ancora finito, perché poi il filtro dell'aria originale definitivo non sarà quello, mancano ancora dei dettagli appunto, quali adesso che sono appena stati montati iniettori, dei sensori di pressione per tollerare ed è meglio delle cose, la centralina chiaramente con un file hyper dedicato, però il tutto quasi parlando ancora di un... allora questo in questo caso c'è stato fatto, come premetteva anche Andrea, un lavoro interno al motore più che per andare su ancora con la potenza per garantirne la massima affidabilità a livello di pistoni, però veramente, calcolando che siamo all'inizio dello sviluppo, vi lascio solo presagire dove potrà arrivare a fine lavoro. Dove volete arrivare? 300? No, 300 no. E secondo me la quota giusta sono ancora a temperature ideali, quindi un sacco di fattori, ancora una quindicina. Okay, di, 60, più, diciamo. Di più secondo me non ha nemmeno senso, perché poi non dobbiamo mai dimenticare che chiaramente essendo su un asse anteriore tutta quella coppia e tutta quella potenza va anche scaricata. Quindi se passo le prime tre marce a lasciar giù gomma per terra invece che fare strada, è meglio magari averne 20 in meno, giusto, ma averli che ti scappano via nella, certo, giusta maniera. Ricordo quella Mini One che è stata portata di quella che, con via tutto. Qualche analogia di potenza, non mi ricordo quanti cavalli avete tirato fuori. Quella l'aveva mandata intorno al 280, c'ha molto di più, 280, però lì era stato chiaramente poi fatto un lavoro talmente ampio da superare abbondantemente il valore della macchina. Beh, devo dire che sono stati quattro esempi bellissimi. Quattro esempi veramente molto variegati, perché siamo quello passati... Quello che mi ha scioccato lo sapevi già, il classe D. Non avevo dubbi. 270. Siamo passati dal furgone da NCC alla... Oddio, anche la Zafira però. È sorprendente. Non male. La Station di tutti i giorni, la Zafira da famiglia, la Mito da neopatentato, non è vero. Ma ok, abbiamo fatto vedere quanto può essere, diciamo, vario e soprattutto nascosto, inteso che l'estetica lascia presagire certe cose, la sostanza molte altre, e il mondo appunto del tuning dei motori. Fantastico come sempre. Bene. Marino, Andrea, grazie, grazie mille. A voi. Ci vediamo alla Pasca. Prossima. Viva gli insospettabili. Viva gli insospettabili. E Pogba, soprattutto ricorda, sì, Pogba. Sì, vai sempre allo stadio a vedere la tua squadra del cuore, ti raccomando, tutte le volte. Ciao ragazzi. Da JB Cars Monza, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, puoi trovare tutta la gamma di Discovery Sport con le motorizzazioni ibride, anche plug-in, in pronta consegna. Prendi appuntamento con i nostri consulenti vendita. JB Cars Monza. Le grandi occasioni Fassina, Panda Easy, 1200 benzina, 70 cavalli, soli 14.000 km percorsi, garanzia 12 mesi, radio DAB USB, quinto posto. Di serie 11.900 euro. Kimoto, concessionario moto e scooter a Paderno Dugnano. Ampia disponibilità di veicoli delle migliori marche. Da Kimoto trovi sempre promozioni ed offerte speciali, ma soprattutto tanta esperienza, serietà e uno staff pronto a consigliarti al meglio. Ti aspetto, vieni a trovarci. PB Racing è la grande concessionaria Lotus Cars con assistenza ufficiale, 20 anni di esperienza e lavoro dedicati esclusivamente al prestigioso marchio Lotus Cars sulle vetture da pista e su quelle stradali. PB Racing ha una conoscenza profonda e inimitabile delle vetture Lotus. Entra nel mondo Lotus con PB Racing, garantisce Stefano D'Aste. Ducati Milano, concessionario ufficiale per la città di Milano dal 1998. Finalmente abbiamo la Ducati Desert X. Venite a provarla in prova sia nella serie di Sesto che nella serie di Milano. Da noi troverete moto nuove, moto usate, abbigliamento, accessori, un'assistenza tecnica specializzata. Insomma,
tutto il mondo Ducati a 360 gradi. Ti aspetto. Carburatori Bergamo da oltre 35 anni è il punto di riferimento del settore dei carburatori e dell'iniezione elettronica per auto e moto. E la sua officina è dotata di banchi a rulli per prova potenza, ma carburatoribergamo.it. ADV 350, la novità più apprezzata del 2022, disponibile presso Motostar con tempi di consegna veramente molto rapidi. Vi aspettiamo!